Tanti, nello sforzo di perdere peso, di volere il corpo che desiderano, mollano quando in realtà stanno facendo progressi, solo che pensano il contrario. Saliamo sulla bilancia, non si muove nulla e diventiamo delle iene. Sono stato perfetto in tutto, nella dieta, nell'attività fisica, perché non perdo peso? Proviamo a guardarla con un altro scenario. Metti conto che non perdi peso per 2 settimane, nessun movimento sulla bilancia. Il primo pensiero è: vuoi mollare? Tanto non è cambiato nulla e non migliorerò. Questa è la strategia mentale quando siamo bloccati, ovvero che manteniamo il peso, ovvero non va né su e né giù. Ma in realtà rifletti, quello è il progresso. Ogni giorno che tu mantieni la tua percentuale di grasso e il peso è progresso. Il nostro corpo si sta stabilizzando, i nostri ormoni si stanno stabilizzando e ogni giorno che tu mantieni la tua percentuale di grasso o qualcosa in meno rispetto a quella che avevi è una vittoria. Dunque, se noi riuscissimo a cambiare l'atteggiamento da quello che definiamo regresso a quello che invece è mantenere il progresso, è probabile che forse avremo meno intenzione di mollare. Anche perché poi qual è l'alternativa? Quella di tornare indietro? Sempre di più finalmente si sta realizzando quanto la costanza e la sostenibilità siano fondamentali. E sempre più persone sono veramente stanche dei risultati effimeri o gli aggiustamenti o la toccante fuga, per cui perdere peso subito e poi ciao. Dunque, per finire, stai facendo una dieta? Non riesci a sbloccare il peso? Impegnati appena il 40% in più, ma soprattutto abbiamo il privilegio di poter cambiare atteggiamento, perché se facciamo le stesse cose avremo gli stessi risultati, se avremo lo stesso atteggiamento mentale avremo gli stessi risultati. Per cui adesso ripeti con me 100 volte: se la bilancia non si muove non è un male, anzi un bene, sto mantenendo il mio progresso, punto. Va ripetuta tutti insieme 100 volte al giorno, prima e dopo i pasti. Allì. E dunque rimane semplice anche capire che più lo interiorizziamo, più di certo avremo successo. Che la sostenibilità non è solo perdere peso, è perdere peso e saperlo mantenere. E nel momento in cui sai mantenere il tuo peso, quello è già un successo. Anche quando pensi che non lo sia.